Sono stati 2 mesi pesanti, quindi stare senza golf 2 mesi è stata dura, però noi col mio team, appunto, che abbiamo creato, siamo 5 ragazzi che abbiamo creato Swing Studio, abbiamo creato delle chat che settimanalmente facevamo un paio di appuntamenti su una piattaforma in video chat su cui abbiamo trattato vari argomenti, tra cui tecnica, psicologia, alimentazione. Gioco lungo, gioco corto, un po' a 360 gradi il mondo del golf, quindi è stata un'iniziativa che anche per i nostri soci, i nostri allievi è stata positiva, ecco. E la ripartenza come sta avvenendo? La ripartenza è un po' strana perché logicamente ci sono delle regole da rispettare, un po' il lavoro con i ragazzi di gruppo per adesso è molto limitato, quindi la nostra attività giovanile ne risente un po', però seguiamo l'onda e cerchiamo comunque di migliorare giorno giorno e speriamo che la situazione anche migliori giorno dopo giorno. Lo Swing Studio, praticamente ci siamo uniti io, Marco, io, Simone, Chiara con Marco e Jacopo e abbiamo creato questo gruppo, questa Academy che tra l'altro non lavora solo a Rapallo, ma lavora su più campi, da Marigola, Sant'Anna, al Garden Golf, quindi vogliamo che piano piano sia un'academy che riesce un po' a coprire tutta la Liguria, ecco. Come state lavorando in fase di coinvolgimento? Beh, intanto lavoriamo con i social, abbiamo canale YouTube, Instagram e Facebook dove vengono pubblicati video, dove li aggiorniamo periodicamente con le nostre attività. Cerchiamo di svolgere attività collettive perché comunque vorremmo anche cercare di coinvolgere il più possibile i soci, unirli, cercare di farli socializzare il più possibile, come diceva Luigi, anche tra vari circoli. E quindi la gente appunto viene informata di questo, tramite social, in più anche tra di noi quando siamo qui al circolo collaboriamo proprio tra noi maestri con nuove idee, nuove attività, cerchiamo sempre di renderle il più possibile divertenti e comunque cercare di interagire appunto il più possibile. Quali aspetti insistete, insomma, la bellezza del golf anche a tutti i livelli? Cerchiamo il più possibile ormai di fare, diciamo, quasi spingere a fare lezioni di gruppo. Per cercare proprio di coinvolgere la gente il più possibile, far capire che il golf è uno sport bello, che è divertente, ci si può passare del tempo piacevole anche in compagnia e quindi un po' il nostro obiettivo è rimanere ovviamente la lezione normale col cliente, eccetera, eccetera, e poi grazie all'utilizzo di tecnologia che con questa Academy siamo riusciti a, diciamo, ad accumulare, quindi abbiamo praticamente tutti i macchinari che ci servono di tutti i tipi. Per proprio studiare lo swing sull'impatto, sul volo della palla, sul corpo. Quindi a 360 gradi siamo riusciti a completarci e questo è il nostro obiettivo: far divertire, far conoscere il golf, far cominciare gente e allargarci il più possibile.